L'opera di Cicerone, in particolare i testi di argomento filosofico e politico, rappresentano una vera e propria miniera a cui attingere per ricavare le sentenze o massime o perle di saggezza. Si tratta di frasi che, estrapolate dal contesto, assumono un valore universale e offrono una norma di vita, un insegnamento o un concetto generale. Ecco alcuni esempi. La prima sentenza: Beate vivendi cupiditate, omnes incensi sumus. Omnes incensi sumus, tutti siamo infiammati, accesi, animati, da che cosa? Cupiditate, beate vivendi dal desiderio di vivere, vivendi, felicemente. In questa sentenza Cicerone istituisce un confronto tra il regno animale, rappresentato dal cavallo, equus, dal bue, bos, e dal cane, canis, e la specie umana, homo. Ut ad cursum equus, come il cavallo alla corsa, ut ad arandum bos, come il bue per arare, ut ad indagandum canis, come il cane per dare la caccia, ut sic, così, homo, l'uomo, natus est, è nato, ad duas res, per due motivi, per due cose, ad intelligendum, per capire, per pensare, et ad agendum, e per fare, per agire. Conveniet, converrà, et in dando munificum esse, essere generoso munificum, in dando, nel dare, et in exigendo non acerbum, e non rigido, non duro, acerbum, in exigendo, nel pretendere. E concludiamo con l'ultima sentenza, sempre in tema di generosità. Generosità che talora può essere insidiosa. Multi patrimonia e fundunt in consulte largendo. Molti, sperperano e fundunt i patrimoni, patrimonia, in consulte largendo, e largendo in consulte in maniera avventata, senza criterio.